Siamo nel Natale del Signore e il Signore ci invita ad andare a Betlem. È quasi obbligatorio in questi giorni recarsi a Betlem a vedere questa cosa grande che ha fatto il Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e lui il Salvatore, così aveva detto l'angelo del Signore ai pastori, e i pastori si mossero, avevano visto una grande luce e avevano sentito delle parole misteriose, il coro degli angeli che cantava gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, gloria in alto e pace in basso. Due parole importanti, due parole di enorme importanza, perché segnano due termini. L'uno che ci invita a glorificare sempre Dio e a dirigere tutto per la gloria di Dio, perché per questo noi siamo stati creati. E l'altro termine designa la nostra dimensione sociale, pace tra di noi, pace in terra agli uomini, ossia in senso verticale e in senso orizzontale è segnata la nostra vita. In senso verticale tutto deve essere fatto a gloria di Dio. Tutte le creature narrano la gloria di Dio. I cieli narrano la gloria del Signore. Tutte le creature inanimate cantano la gloria del Signore, cominciando dai minerali nella loro forma, nella loro bellezza, nella loro disposizione, nella loro forza, nella loro valenza, narrano la gloria di Dio, la multiforme gloria di Dio. E tutte le piante del mondo, da quelle più alte a quelle più piccole, al muschio che cresce sui tetti delle case, al filo d'erba che cresce negli interstizi, nelle pietre o ai bordi delle strade, ogni filo d'erba canta la gloria di Dio, come tutti i fiori belli narrano la bellezza di Dio, così il muschio che si vede non si vede, così i licheni che si vedono non si vedono, eppure vivono, narrano la provvidenza di Dio, la vitalità della natura nelle condizioni meno buone. E così tutti gli animali cantano la gloria di Dio. Gli animali feroci, gli animali domestici, gli animali piccoli e quelli grandi cantano la gloria di Dio, come gli astri del cielo, che nelle loro orbite, che non si incontrano mai, cantano la gloria del Signore, fino agli atomi che vorticano in uno spazio infinitesimamente piccolo, ma vorticano, perché tutto è movimento, tutto è energia, tutto canta la gloria del Signore. Anche noi uomini dobbiamo allinearci a tutta la gloria che sale a Dio, anzi l'uomo deve interpretare la voce delle cose, farsi eco di tutte le cose e con intelligenza deve dirigere a Dio la lode per la creazione. E questo è il primo invito
che ci viene dal cielo. Fate tutto per la gloria di Dio. Ordinate la vostra vita per la gloria di Dio. Cercate in tutto la gloria di Dio, perché per questa gloria da dare a Dio siete stati creati. Non siete stati creati per voi. Il fine dell'uomo è fuori dell'uomo, non è nell'uomo. Il fine di Dio è dare gloria a Dio e far dare gloria a Dio da tutta la creazione. Il fine dell'uomo è riordinare tutta la natura, perché tutta la natura dia gloria al Signore. Riordinare tutte le cose create, tutte le attività degli uomini, perché tutto sia per la gloria di Dio. Per questo gli angeli cantano gloria a Dio. Nella luce di Cristo, questo noi lo comprendiamo. È per questo che Cristo è venuto a riordinare l'uomo, a riordinare tutte le attività umane, a mettere ordine nella creazione, dove il nemico aveva creato disordine e dove tuttora cerca di creare disordine dirottando le cose perché non servono a Dio, dirottando gli uomini perché non servono a Dio, servono se stessi. Mia è la gloria, dice il Signore, e la mia gloria non la darò ad altri. Guai a chi cerca la propria gloria, dirotta il fine per cui Dio lo ha creato. Guai chi asservia a sé le cose, perché dirotta il corso di tutte le cose che deve dare gloria al Signore. E pace in terra agli uomini. È la dimensione orizzontale. Gli uomini debbono vivere la pace, l'ordine. Rispettando l'ordine si ha la pace. Principe della pace lo aveva chiamato il profeta quando annunziò l'Emanuele. Egli sarà la pace, principe della pace. E la pace in altro luogo ha detto non avrà più fine. Pace lontani e pace ai vicini. Soltanto per gli empi non c'è la pace, per quelli che non riconoscono Dio, ma per quelli che accettano il messaggio angelico, per quelli che accettano la gloria di Dio, per quelli che vedono la luce nella notte. La pace è il grande dono di Dio dato agli uomini, perché gli uomini mangiano la pace come pane giorno per giorno, bevono la pace come acqua giorno per giorno. Preghiamo questa sera il Signore perché queste due parole vengono condivise da noi e perché tutta la nostra vita si svolga bene in queste due direzioni, per la gloria di Dio e per la pace, per la pacifica convivenza, per questo amore vicendevole tra di noi. Amen. Canto 240. Se uscirà il dominatore che governerà tutte le gente, o Signore, Bethlehem, città del pane, una città da cui esce il dominatore, una piccola città ma che diventa grande, quasi la capitale del mondo. Perché da Betlem esce colui che reggerà tutte le genti. Signore, questa sera tu ci vuoi a Betlem. Andiamo a Betlem, in Efrata.
Andiamo e troveremo il Signore. Egli ci insegnerà le sue vie. Lode e gloria a te, o Signore. Sì, Padre, guidati dalla stella che è il tuo Santo Spirito, noi, o Signore, per tua bontà, arriviamo a quella grotta e ci prostiamo davanti a te, o Gesù nostro Signore, o bambinello caro, e ti vogliamo, Signore, prostrate adorare. Ora e sempre, o nostro Gesù, o salvezza degli uomini, Signore Gesù, noi ti adoriamo. O Gesù bambino, noi ti adoriamo. O Gesù salvezza, noi ti adoriamo. O Gesù Messia, noi ti adoriamo. Sì, o Gesù, noi ti adoriamo, ci prostiamo, ci inginocchiamo e fissiamo gli occhi nei tuoi occhi. Vogliamo essere stasera, o Gesù bambino, guardati da te. Guardati da te. Guardaci, o Gesù bambino, guardaci e insegnaci a fare la volontà del Padre, guardaci e insegnaci a lodare il Padre, guardaci e insegnaci ad essere riconoscenti al Padre, insegnacelo tu, o Gesù bambino, insegnacelo tu, perché noi vogliamo essere la lode del Padre, vogliamo essere come ci vuole il Padre, vogliamo arrivare laddove ci vuole portare il Padre. Ecco perché adorandoti ti chiediamo, Gesù, nostra salvezza, facci diventare lode del Padre. Noi ti vogliamo lodare, o Padre, ti vogliamo lodare per Gesù, con Gesù, per quanto tu hai fatto nella nostra vita, nella Chiesa, nel mondo, nel rinnovamento, in tutte le altre realtà. Lode e gloria a te, o Padre del Cielo. Nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione al figlio, e che voi siete figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per volontà di Dio. Signore, nelle pienezze del tempo, quando tutto era pronto, quando la pace regnava su tutte l'orbe terrapeo, come dice il Vangelo, tu mandasti il tuo figlio sulla terra, nato da donna, per riscattare tutti quelli che erano schiavi del peccato e per fare di tutti i figli di Dio. Signore, ti ringraziamo che siamo tuoi figli, e la prova che siamo tuoi figli è che hai posto dentro di noi lo spirito del figlio che grida Abba Padre. Signore, ti ringraziamo per questo spirito che hai donato a noi, che ci porta a te, che ci fa dire Padre, ci fa riconoscere i tuoi figli e per riconoscere te nostro Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai messo a parte dell'eredità del Figlio, quello che è del primogenito e di tutti noi, perché Gesù, scendendo in mezzo a noi, facendosi uno di noi, ha spartito con noi l'eredità paterna, la felicità eterna. Egli ci prende in sé e ci riporta al Padre, e ci metti in possesso della gloria del Padre. Ti ringraziamo, Signore, di questa sorte che ti è toccata, immeritata. Ti ringraziamo, Signore, perché la tua nascita segna la nostra nascita al cielo. Tu sei nato sulla terra perché noi nascessimo al cielo. Lode e gloria a te, o Signore. Amen.